Per il dodicesimo turno del campionato Under 16 A e B si affrontano Bologna e Inter. Nerazzurri primi in classifica che partono subito bene e cercano di approfittare di una indecisione della retroguardia del Bologna. Il pallone arriva a Sakho che non trova il tempo per battere rete, poi è bravissimo l'estremo difensore Prisco a respingere la seconda conclusione del numero 9 nerazzurro. Ancora Inter in avanti, qualche istante più tardi il pallone sempre per Sakho che qui però si allunga troppo la sfera sul controllo, favorendo l'intervento del portiere del Bologna. I padroni di casa provano a farsi vedere con un bel tiro dalla distanza, ma poco più tardi arriva il gol del vantaggio dell'Inter sugli sviluppi di un calcio piazzato. Ci pensa Bonfanti a trovare il tempo giusto per battere a rete con il sinistro per il gol del momentaneo 1-0 dell'Inter sul Bologna. Rivediamo anche il replay, il calcio di punizione. Il colpo di sinistro al volo di Bonfanti, ottima la coordinazione del numero 11 nerazzurro. Passano però 3 minuti dal 39esimo gol del pareggio di Bologna, non segna Macchiolo. Azione inassistita con lo stop, entrata in area del numero 9 del Bologna, e poi trova il tempo giusto per battere la rete. Rivediamo anche in questo caso il replay, ottimo il controllo, poi un rimpallo favorisce Macchiolo che poi con il destro beffa Stankovic per il gol dell'1-1. Con l'immagine andiamo alla ripresa, ci prova Spader su calcio di punizione, nulla di fatto, poi ancora Inter pericolosa qui con l'aggancio da parte di Barazzetta, prova il tiro, nessun problema per Prisco che blocca a terra. Ancora Inter pericolosa, qualche istante più tardi sempre con Barazzetta dalla corsia di destra, il tiro cross, si salva il Bologna. Nel finale ci prova ancora la formazione nerazzurra. Lancio in avanti per Bonfanti che si libera del suo diretto avversario, poi prova con il sinistro, palla alta sopra la traversa ed è questa l'ultima emozione dell'incontro prima del triplice fischio finale con Bologna e Inter che pareggiano per 1-1.